tutti e bentornati nel mio bagno. Questa sera è un video estemporaneo perché io oggi ho ricevuto il rasoio T Ultra Benz di Extro, nonché il set 1923 composto da sapone da barba, crema da barba e profumo aftershave in questa fantastica scatola di metallo. Comunque, e è un video estemporaneo perché in realtà per questa settimana doveva uscire un altro video, ma essendomi arrivata questa roba io non ce la faccio, quindi questa sera mi faccio la barba e di seguito pubblicherò il video che uscirà praticamente, oggi è martedì, uscirà venerdì. Ciò vuol dire che molti di quelli che dovevano ricevere il T Ultra Benz lo avranno ricevuto e quindi si potranno vedere questo mio pensiero sul rasoio. Allora, alcune delle cose che vi dirò, non vi dirò tutto. Perché? Perché l'ho fatto il DOM, quindi troverete qui sopra ogni tanto i link ai video che ha fatto il DOM nel frattempo mentre si aspettava l'uscita di questi prodotti e con i quali ci spiega cosa sono. Comunque, andiamo così diretti. T Ultra Benz è il numero 15, perché c'è un numero seriale su ognuno di essi. Lo andiamo ad aprire. Allora, questo foglietto è una figata. Questo foglietto io l'ho rimesso così per farvelo poi vedere, ma in effetti qui sopra ci sono una serie di istruzioni per l'uso che dalla semantica utilizzata nell'italiano io penso che il Don abbia preso, almeno credo, se non l'ha fatto è stato bravissimo nel simularlo, comunque che li abbia presi dall'originale Benz, che è un rasoio inventato e progettato da Paolo Benzinger di Bologna e poi praticamente rifatto da Donato Ciniello, da Extro Cosmesi, come T Ultra Benz, dove T sta per tributo. All'interno troviamo testina, troviamo lo stand per mettere il rasoio in piedi e il manico. Su questo foglietto di fatto ci sono alcune raccomandazioni, tra cui anche metterlo a bagno nell'acqua calda prima di utilizzarlo, e faremo così. Quindi intanto facciamo uscire l'acqua calda. Io sono appena uscito dalla doccia, quindi dovrebbe arrivare subito, e infatti eccola qua. Allora, il manico riporta una scritta Extro in questo dente che c'è, molto simile al manico Bulldog probabilmente, però è vuoto dentro. Diciamo che tutto il rasoio, se non erro, pesa 75 grammi. La testina è fatta praticamente con un processo di stampa 3D, cosa che si vede qui sopra, ma io penso, e non lo so, lo penso perché è un mio pensiero, non me l'ha detto nessuno, che questa cosa sia voluta, proprio per differenziarlo dall'originale Benz, che invece era chiaramente liscio. Vero è che l'originale era in ottone, poi rodiato, no? Questo qui è in acciaio, evidentemente, ma le geometrie sono le stesse. Però vedete che si vede il processo di sovrapposizione dei livelli di acciaio. Dietro abbiamo la scritta T Ultra Benz, il simbolo di Extro e il numero 15, 015, che è il numero del mio rasoio. Lo andiamo ad armare con una, indovinate, persona platinum. Quando io provo un rasoio non può che essere una persona platinum, ma sostanzialmente è comunque a prescindere la lametta che io preferisco. Questo rasoio ha alcune differenziazioni dall'originale, tra la differenziazione principale e fondamentale è che sostanzialmente questo pezzo è più allungato perché deve contenere le lamette dello standard dei nostri giorni, ok? Questo è il rasoio. Ha un gap spaziale, esposizione neutra, lametta che flette.
lo andiamo a mettere in acqua calda come indicato dal Don. Così nel frattempo vi dico quale pennello utilizzo. Ho deciso di utilizzare questo pennello, che poi per pura casualità è Extro. Perché ho deciso di usare questo pennello? Perché potevo scegliere tra un maiale, il classico dei classici, o un pennello con la forma di manico che più era presente in quell'epoca storica, che non era proprio così, ma questa è la più simile tra quelle che ho. E quindi ne avevo due in realtà con questa forma di manico, ok? Ne avevo due, il manico all'epoca era in bakelite, adesso è in materiale plastico che non è bakelite però. Comunque, ne avevo due, a quel punto tra i due non ho potuto far altro che scegliere il pennello di Extro, semplicemente perché così uso tutto Extro, il Don è contento, io pure in effetti perché mi piace. Comunque, sapone 1923. Ok, è in una scatola di alluminio con il sapone protetto dall'alluminio ove dovesse ossidarsi, perché è contenuto all'interno di un contenitore in plastica, sapone che ha una profumazione talcata sicuramente, perché in quell'epoca le profumazioni erano talcate, diciamo che questo di fatto si ispira al Felciazzurra Paglieri, che potete ancora trovare non sapone ma profumo, colonia. E però devo dire che nella profumazione del sapone, più che il talco si sente la parte agrumata, che è stata sostituita dal Don, dal bergamotto, è stato preso i fiori d'arancio, però io sento molto la parte agrumata. Vi dico già che invece nella colonia, che non ho potuto resistere, nel profumo, insomma, aftershave parfum, che è un aftershave con un 15% di profumazione all'interno, quindi è un profumo di fatto, all'interno letterina che spiega come nasce la profumazione, ma ve lo andate a vedere sul video del Don. Guardate quanto è bello, ma soprattutto vi faccio vedere che girandolo, guardate gli oli sotto, guardate che quantità di oli. Questa quantità di oli fa sì che sia molto persistente, ok? Molto molto persistente. Comunque, bando ai dettagli inutili, diciamo che la profumazione del sapone, quantomeno non ancora bagnato, è più agrumata, mentre la profumazione del aftershave o de toilette è decisamente più talcata, ma soprattutto rimane talcata nella sua persistenza, che è infinita, nel senso che vado a prelevare col ditino, perché io prelevo col dito, crema morbida ovviamente, eccolo qui. Lo metto sul fondo della mia ciotola e vado a bagnare il pennello, che essendo un sintetico non necessitava di un ammollo premontaggio. Il sapone è, da quello che dice il Don, ma poi lo verificheremo adesso, decisamente agrumato. Fighissimo questo, questa cosa è figa, perché è la stessa profumazione però che mette in risalto due accenti diversi. Questo sapone, siccome a quell'epoca i saponi erano quasi tutti al tallo, erano belli grassi, il Don ha aggiunto la glicerina, che è diciamo così, un additivo, no? Che si aggiunge al sapone proprio per dare quella sensazione umettante, e che lui non è uso utilizzare, se non in alcuni casi l'ha utilizzata. Vabbè, adesso al di là della storia di Extro, noi ci godiamo questo, di questa sbarbata con questo sapone, con questo rasoio.
Oh, il rasoio, ragazzi, ha un gap fotonico. È 1,53, se non sbaglio, 1,57. Quindi io ho qui sotto, qui, l'allume di rocca, perché mi aspetto di farmi male. Cioè, sincero. La barba non è nemmeno tanto tanto lunga. Il sapone chiaramente ha fatto un montaggio immediato stupendo, è stato necessario aggiungere poca acqua, se l'è presa subito senza problemi. Adesso però gliene andiamo ad aggiungere dell'altra, semplicemente perché voglio un pochino di scorrevolezza in più con un rasoio così performante, quantomeno sulla carta. Io, ragazzi, non ho mai utilizzato un Benz originale d'epoca, cosa che peraltro mi piacerebbe, però non l'ho mai fatto, no? Non avendolo mai fatto, io non so esattamente cosa aspettarmi, se non delle idee che mi sono fatto vedendo i numeri di questo rasoio. Montaggio super generoso. Credo che ci siamo, eh? Ho chiaramente, ragazzi, mantenuto bello aperto perché la lama si sente, ma è giusto che si senta con un gap così, ed è giusto non parlare perché sennò ti porti via mezza faccia. Oh, ragazzi, prima non ho espresso un concetto. Perché credo che sia stato fatto appositamente per differenziarlo dal T-Benz, dal Benz originale, il fatto di lasciar visibile la sovrapposizione dei livelli della stampa 3D? Perché poi, in effetti, se voi guardate la guardia, no? Questa, vedete che è lucida? Quindi in realtà si sarebbe potuto lucidare tutto il rasoio. Se non è stato fatto, non è stato fatto volutamente. E secondo me è anche figo,
Devo essere onesto. È figo perché quella sovrapposizione di livelli sembra quasi un damasco. Sembra quasi un acciaio damasco. Non lo è, evidentemente, ma dà quell'impressione. Il grip è perfetto. La profumazione del sapone, ragazzi, così agrumata con quella nota di sottofondo di talco mi piace da morire. La lama chiaramente si sente con un gatto di quel genere e quindi io ho paura che qui sotto mi sgarrerò, ma lo farò per la scienza. Comunque fino adesso un comfort di rasatura eccellente, niente da dire. Io con la mia pelle qui sotto non posso spingere più tanto con un gap così perché mi rovino. È evidente, no, che i rasoi di quell'epoca erano studiati per gente che si radeva meno volte alla settimana. Adesso ci radiamo addirittura tutti i giorni, spesso e volentieri, no?
è ovvio che le geometrie sono fatte per farci passare dentro una bella matassa di pelo e tagliarla. Allora, il sapone è un extra. Che vuol dire un extra? Vuol dire che a prescindere dalla formulazione, come il donno può cambiarla, il sapone fa il suo in maniera egregia, è ottimo. E ce n'è ancora una marea, ne ho prelevato davvero tanto, ragazzi, guardate. Guardate quanto ce n'è. Una cosa eccellente. Comunque, e anche il rasoio, tutto sommato, per il gap che ha, va bene, qualche piccolo red point, ma ci sta. Sinceramente mi aspettavo di sgarrarmi pesantemente, eh? Ecco, quando spruzzate questo, sentite subito l'agrume, immediatamente, esattamente come nel sapone, ma poi in effetti, e ve lo dico perché l'ho già usato, se ne va per lasciare in realtà poi dopo lo spazio a questo borotalco, a questa cipria, ok? Questa felce azzurra, tutto sommato. Va bene, io vi dico che se vi piacciono queste profumazioni così anni 30, questo va comprato. Il rasoio non so sinceramente se il Don ne produrrà altri, quanti ne produrrà, e non so niente, sinceramente non lo so, però vi dico che non sono assolutamente pentito dell'acquisto. Allora, intanto voglio farvi vedere una cosa. Con il gap che ha questa bestia, dentro non rimane nemmeno un pelo. Quando lo sciacquate va via tutto, non resta nulla, non resta manco l'acqua. Infatti la lametta è assolutamente pulita da entrambi i lati. Tecnicamente la potrei utilizzare per un'altra sbarbata sicuramente. Ecco, questa è una cosa che mi chiedono molte persone. Quante sbarbate fai con una lametta? Quando non facevo i video ne facevo anche 4 o 5. Adesso evidentemente no. Questo è il rasoio sul suo
lo tengo così sul suo stand. Stand in metallo pieno con scritto T Ultra Benz al laser e il simbolino di Extro. Questo qui è un'altra piccola opera d'arte. Cioè, fotonico. Va bene, ragazzi. Io direi che non ho altro da dirvi. La sbarbata ha parlato da sé. Io pensavo di ridurmi una maschera di sangue, sinceramente, invece qualche piccolo red point qua sotto ci sta, ma va benissimo, va benissimo. Quindi è un rasoio e può essere utilizzato anche con barbe relativamente corte, una barba di 2-3 giorni. Va bene, signori, io direi che con questo è tutto, perché non ho altro da dire, cioè la sbarbata parla da sé. Quindi se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica, perché poi qualcuno mi dice: ma a me non mi arrivano le notifiche quando escono i tuoi video. Ma se tu non attivi la campanella di notifica, le notifiche non ti arriveranno mai. Va bene, e perché YouTube ci tiene anche la vostra privacy, no? Lo scegliete voi di non ricevere le notifiche e quindi non vi arrivano. Comunque, al di là di tutto, iscrivetevi al canale, supportatemi, che mi fa comodo, mi aiuta tanto, mi aiuta tanto in tutto ciò che sono le attività del canale. Questa qui si è inumidita e non mi va bene, perché poi dopo, ecco qua, la rimetto qui perché questo è fantastico. Ti dico la verità, questo qui l'hanno usato mia figlia, gli è piaciuto moltissimo. Questo che vuol dire? Vuol dire che va bene anche per un pubblico femminile e casomai anche più giovane. Quindi se volete regalarlo alle vostre signore potete farlo, perché è una profumazione simile al felce azzurra ma un po' più complessa. Va bene, io ragazzi direi che con questo è davvero tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!